Giovedì 17 maggio 1973. A Milano, presso la questura di Via Fatte Bene Fratelli, è in corso la commemorazione dell'omicidio del commissario Calabresi, ucciso esattamente un anno prima. Nel cortile si scopre un busto a lui dedicato. Fuori dal portone della questura, sui marciapiedi di Via Fatte Bene Fratelli, una folla numerosa. Molte persone sono lì per assistere alla commemorazione, altri si trovano lì per caso, sono di passaggio. Gabriella Bortolon è una giovane ragazza di 23 anni. Ha un lavoro che la soddisfa. Ama viaggiare. Il 17 maggio esce presto di casa in via Fratelli Zoia 105 e in macchina raggiunge via Senato. Parcheggia. Fa un salto alla boutique di via della Spiga per salutare i colleghi. Alle 10 si avvia a piedi verso la questura per rinnovare il passaporto. Felicia Saia Bartolozzi ha 61 anni. Il 17 maggio 1973 è in via Fatte Bene Fratelli per assistere alla commemorazione di Luigi Calabresi. Sua figlia Angela è amica della vedova Calabresi. Entrambe sono state invitate per assistere alla cerimonia. La signora Felicia si è sposata giovane ed ha avuto 4 figli, Angela, Antonio, Carmelo e Federico. A 32 anni rimane vedova, ma non si perde d'animo. Lavora per permettere ai suoi figli di studiare. Di mattina presto esce dalla sua abitazione di via Porpora 125 per raggiungere la figlia in centro. Giuseppe Panzino è un pensionato, è un ex maresciallo dei carabinieri. Il mattino del 17 maggio esce di casa in via Soffredini 4, dove vive come pensionante presso una famiglia. Deve andare in questura per rinnovare il passaporto. Quando esce dagli uffici di via Fatte Bene Fratelli, è attirato da quella folla assiepata di fronte al portone della questura. Si avvicina incuriosito. Federico Masarin è un giovane appuntato della Polizia di Stato. Ha 30 anni e lavora presso l'ufficio politico. Il 17 maggio è di servizio davanti alla questura. Poco prima delle 11 termina la cerimonia. Le persone escono dal portone principale. Il presidente Rumor è a bordo di un'auto che esce velocemente. Sul marciapiede di fronte alla questura, confuso tra la folla, c'è un uomo. In tasca ha una bomba a mano. Quando vede uscire l'auto del presidente del consiglio, estrae la bomba, toglie la sicura e si prepara a lanciarla contro l'auto, che passa a 5 metri da lui. Ma due persone si accorgono del suo gesto. Sono l'appuntato Spano ed il maresciallo Leporale. Si scagliano contro l'attentatore, tentano di fermarlo. La bomba cade per terra, rotola ed esplode. Gabriella Bortolone è a pochi passi dall'esplosione, che la investe in pieno. È grave, è trasportata in ospedale dove morirà dopo poche ore. Anche Giuseppe Panzino è colpito dall'esplosione. È ferito ma cosciente. In una foto lo si vede mentre qualcuno lo aiuta a rialzarsi. Morirà il mattino del 25 maggio. Federico Masarin sarà la terza vittima. Muore il 27 maggio. L'esplosione investe anche Felicia Bartolozzi Saia e sua figlia Angela. Entrambe sono ferite gravemente. La signora Felicia morirà il 28 maggio. È la quarta e ultima vittima di quell'assurda strage, una tra le più gravi stragi che ha colpito Milano. Eppure in pochi ricordano quella strage. Una fredda lapide, posta sul muro della questura, ricorda i nomi di quelle quattro vittime. Ma nessuno ricorda le loro vite e i loro sogni spezzati.